Wahey coach, ben ritornati al vostro Underground Tour su Inazuma Eleven 2, tempesta di fuoco. Inazuma Eleven 2, tempesta di fuoco. E se lo dice Mark, allora è sicuro che è Inazuma Eleven 2. In questo capitolo, se non ricordo male, dovremmo andare ad Okinawa. Anche perché Fukuoka dovrebbe venire dopo Okinawa, dato che Mark, quando stiamo ad Okinawa, gioca ancora in porta. Oppure non fanno giocare Darren, questa è una cosa che non mi ricordo. Però vediamo, perché potrebbe anche essere che andiamo a Fukuoka prima. Ma non mi ricordo proprio per niente. Dunque avete i vostri ordini, procedete secondo il piano. Sì signore. Bene. Signore, ha lavorato senza tregua per ore, perché non si prende una pausa? Che significa ha lavorato senza tregua per ore? Le pause non esistono. Non lo farò, come potrei rilassarmi mentre Victoria è chissà dove a combattere gli alieni? La squadra di sua figlia sta facendo un ottimo lavoro, signore. Gli attacchi alieni sono diminuiti dalla sconfitta dell'Epsilon. Sembra che tutto stia tornando alla normalità. Hai ragione, e dobbiamo tutto alla Raymond Eleven. Ah, un'ultima cosa, Smith. Hai qualche novità a proposito della richiesta di Victoria? Sì, signore, tutto procede secondo il piano. Presto potremo agire. Capisco. Che richiesta era? E se avremmo successo, sarà libero. Questa è la massima priorità, non fallire. È un ordine. Sì, signore. Di chi stanno parlando? Sarà libero. Chi però? Un'altra chiamata? Non c'è pace. Pronto? Papà! Victoria, sei tu? Cosa c'è? Vorrei sapere anch'io. Cosa? L'Alius Academy ha una squadra ancora più forte, sei sicura? Sì, sembra che ci sia una squadra anche più forte dell'Epsilon. Il suo nome in codice è G. Jude l'ha capito analizzando i file registrati al centro di allenamento di Naniwa. G, hai detto. Che i piani dell'Agius siano davvero arrivati a questo punto. Qualcosa non va, papà? Niente, non preoccuparti. Piuttosto, tu stai bene, Victoria? Ho sentito che alcuni membri della Raymond Eleven hanno avuto infortuni così gravi da essere mandati a casa. Rilassati papà, non sarò più una bambina. Non preoccuparti per me. Concentrati sui tuoi doveri istituzionali. Una parola un po'. Tutto il paese conta su di te. Sì, credo che tu abbia ragione. Grazie, Victoria. Quindi lui sa della Gaia o Genesis, dato che hanno la stessa lettera. Attento, signor primo ministro! Accidenti! Che fosse un agente dell'Alius. Andarsene in giro spensieratamente senza nemmeno l'ombra di una guardia del corpo. Strategia discutibile, signor primo ministro. Lei è Smith, non è vero? Detective Smith. Grazie per l'avvertimento. Sa, per qualche tempo ho sospettato che lei avesse qualcosa a che fare con l'Alius Academy. Ma pare che tutto sommato lei sia un bersaglio come chiunque altro. Quando l'Alius l'ha rapita, lei ha visto qualcosa, vero? Qualcosa di terribile. Io. Per questo l'Alius le sta dando la caccia, dico bene? Perché non mi dice quello che ha visto? Che poi è una cosa stupida. Perché gli fai vedere il tuo piano? Cioè, il tuo piano nel senso, gli fai vedere quello... Praticamente lui ha visto il meteorite. Quindi, perché gli fai vedere il meteorite e poi dopo cerchi di ucciderlo? Non ha senso, è assurda la cosa. Cioè, tu rapisci il primo ministro, gli fai vedere la pietra e poi lo vuoi far ammazzare. Ma non lo rapire per niente, che mi significa? Certe cose io non le capisco. Mi dispiace, non posso dirne nulla. Tutto quello che so è che l'Alius sta raddoppiando i suoi sforzi in seguito alla sconfitta dell'Epsilon. Se non facciamo qualcosa, il Giappone non ha speranza. Così come il resto del mondo. Il resto del mondo. Forse non ci resterà che accettare le loro richieste. Signor primo ministro, io sono solo un semplice poliziotto, quindi mi perdoni se mi permetto di esprimere la mia opinione. Ma quei ragazzi della Raymond Junior High, l'Inazuma Eleven, daranno una lezione a questi alieni. Quindi penso che sarebbe saggio attendere un po' più a lungo ed evitare di prendere una decisione affrettata.
Signore, è tutto a posto? L'Inazuma Eleven. Capitolo 7. Il quaderno segreto. C'è un quaderno a Fukuoka. Quindi andiamo a Fukuoka prima? Perché ha fatto vedere Okinawa lo scorso capitolo. Povero Todd. Ah, se n'è andato Todd, se n'è andato. Porca miseria. Oh, nell'anime... Io tante volte, no, comparo, detta un po' terra terra, comparo l'anime al videogioco. E l'anime certe volte coglie meglio l'essenza del videogioco. Però tante volte con le tecniche... per niente. L'unica tecnica che mi piace davvero tanto nell'anime è il tornado di fuoco. E la tormenta di fuoco. Le due mosse più belle. E anche forse... Insomma, praticamente tutte quante le mosse di Axel Blaze. Tanto per racchiudere un po' tutto quanto il discorso. Ah, Jack, non fare così. Todd non si è fatto poi così male. Sarà dimesso dall'ospedale e presto tornerà sull'autobus con noi, vedrai. Ecco, invece Todd se ne va, nell'anime. È un po' diverso. Per essere grande e grosso sei proprio un piagnone, Wallside. Tieni, consolati con questa. Una polpetta di riso? Non è che abbia molta fame adesso. Ehi, non ti preparo mica da mangiare ogni giorno, caro mio. Non mi interessa se hai fame o no, ora mangia! La G. Il fiorello chiaro dell'Adios Academy, pensate che esista davvero? E se esiste, pensate che abbiano delle possibilità di batterla? Oh, se andiamo a Fukuoka, allora... Oddio, no! Fine capitolo un altro! Ah, è brutto sto capitolo. Ehi, che avete tutti quanti? Lamentarsi non ci porterà da nessuna parte. Abbiamo battuto l'Epsilon, no? Possiamo battere chiunque se ci impegniamo a fondo. Mamma, Mark! Ho paura, non ne posso quasi più. Quasi più? Come quasi? Sta quasi al limite. Jack, non fare così! Non essere troppo duro, Mark. So come si sente. Abbiamo fatto una partita massacrante dietro l'altra. Quando finirà tutto questo? Tu ce lo puoi dire, Mark? No, Mark non può. Come così è inutile che continuate a chiedermi quando uscirà Yokai Watch in Italia. Non lo so. Oh, sta chiamando qualcuno. Non conosco il numero. Pronto, Mark? Ci sei? Parla la mamma. Mamma, ma cosa fai? Devo solo assicurarmi che mangiassi sano e non dimenticassi di lavarti i denti. Oh, e mangi abbastanza verdure, ti servono tante vitamine, Mark. Sto bene, mamma. Ma devi proprio parlare di queste cose davanti a tutti? Ora posso parlare io, signora Evans? Oh, certo, mi scusi, allenatore Hillman. L'allenatore Hillman è lì con te. Sì, ho delle istruzioni per voi. Dovete andare alla Foxshore Junior High di Fukuoka. Partite immediatamente. Foxshore. Foxshore. Fox. Foxshore? Si legge la X, Foxshore. Foxshore. Vabbè. Non si legge in alcune parole, però... Quando è Fox solo so che non si legge. Fox si legge. Però non so, Fox... Vabbè, io leggo Foxshore, come mi esce più facile. La Foxshore Junior High. Ma come mai così all'improvviso? La signora Evans mi ha informato di un oggetto di importanza vitale a Fukuoka. Così ho fatto delle ricerche. Esatto, Mark, ricordi che te l'hanno vissuto a Fukuoka quando ero un bambino, vero? Ecco, è saltato fuori che il preside della Foxshore Junior High era un suo amico di infanzia. Sembra che tuo nonno gli abbia affidato uno dei suoi quaderni. È la prima volta che ne sentite parlare, ma le tecniche che descrivo sarebbero anche migliori di quelle del quaderno che hai già. Incredibile! È chiamato il quaderno segreto. E sulla copertina c'è scritto Mega Tecniche. Mega tecniche? Ma esisterà veramente? Non voleva riferire i risultati delle sue indagini alla torre Hillman, la mamma di Mark le sta rubando la scena. Non c'è problema. Oh, sono riuscito a parlare con il preside della Foxshore Junior High. Era molto interessato a incontrarvi. In effetti ha insistito che andasse a trovarlo. Sarebbe bellissimo incontrarlo. Potrei scoprire come era il nonno da giovane, ho così tante domande da fargli. Le mega tecniche date da David Evans. Uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Ottenere quel quaderno dovrebbe avere la massima priorità. Andremo subito a Fukuoka. Altre indagini in corso, allenatore Hillman. Girano voci interessanti sulle quali vorrei indagare a fondo. Oh, una cosa, allenatrice. Sì? I ragazzi si fidano di lei. Le chiedo solo di non deluderli.
Un bacione, Mark, mi raccomando, copriti bene quando vai a dormire. Non sarò lì a prendermi con le teste, ti prendi a raffreddare. Mamma, te l'ho già detto, non è il momento adatto. Quindi quella era tua mamma, Mark, che premurosa. La tua mamma, già. Sorridi, Scott, non ti ho visto così triste prima d'ora. E cosa, Scott Bagnan, triste? Ma che dici, non sono mica un piagnone come te. Non ti preoccuparti di coperti bene, amoruccia, mi prende la cura io di te. Già. Ihi. Non ce la faccio, questa è troppo stupida sta risata. Tua mamma ha tirato tutti su di morale, Mark. Il quaderno delle megatecniche del nonno, incredibile. Mi chiedo cosa possa contenere. Ma perché questo quaderno è rimasto nascosto per quasi 40 anni? È una delle cose che dovremmo chiedere al presidente della Foxshore. Forza, andiamo, non vedo l'ora. Ah, ok. Era un peto. O la pancia. Sapere di tutto questo mi ha messo appetito. Credo che mangerò questa polpetta di riso dopo tutto. Nom nom nom. Come brucia. Ma Scott, mi ha detto che l'avevi fatto apposta per me. Infatti, proprio per te. Hai smesso di piangere dopo tutto, no? Scott, lasciati in pace. Ma era piccante cosa? Comunque deve averti fatto piacere vedere tua mamma, vero Mark? Mi chiedo come stia la mia. Non sono mai stata via di casa così a lungo prima d'ora, sai? Sono un po' preoccupata per lei. E i suoi genitori e allenatrice non le mancano? Immagino vadano pazzi per il calcio proprio come lei, vero? Mia madre è mancata quando ero una bambina. Mio padre... Beh, non lo vedo da parecchio tempo. Oh, mi dispiace. Forse avrei dovuto tenere la bocca chiusa. Pensi che non vado d'accordo con suo padre? Ehi, dov'è Sean? È uscito a prendere una boccata d'aria per il mal di testa. Ora vado a prenderlo. Ah, poi nella prossima partita. Non di questo capitolo, ma il prossimo capitolo. Sean subirà un bel cambiamento. Padre. Vieni, Sean, stiamo per partire. Andiamo a Fukuoka. Va bene. Che mi sta succedendo? Lo scopriremo andando avanti. E niente, quindi si va a Fukuoka. Ah, va bene. In effetti sì, dovevamo incontrare la Gaia prima o la Genesis. E poi dopo si poteva andare a Okinawa a fare una certa partita. Dove tornerà un certo giocatore. Ma evitiamo per chi non ha ancora giocato in Azume Eleven 2, credo, cosa che nessuno credo non abbia fatto a questo punto. Tutti hanno giocato in Azume Eleven 2, se giocate in Azume Eleven. Eccoci qua. Fukuoka, è qui che vivevi, vero nonno? Oh, guarda, zuccherino, adoro questa architettura retromoderna. Ah, pianta di fare la saputella, non sai neanche cosa significhi. È retro moderno, però. Chi credi di essere, mostriciattolo? Non chiamarmi così. Finitela, non abbiamo tempo da perdere. Giusto, muoviamoci, andiamo alla Foxshore e cerchiamo il preside. Stai scherzando? Non mi sento più di dietro a furia di stare seduto. Ho bisogno di una passeggiata. Sì, hai ragione, già che siamo qui potremmo anche divertirci un po'. Non se ne parla proprio, siamo venuti fin qui per scoprire di più sul quaderno del nonno di Mark. Ehi, guardate quel negozio. Jack, stai lontano dai binari del tram. Wow, che strano. Dei treni che passano proprio in mezzo alla strada. Sono dei tram, Eric. C'erano anche in Azuma una volta. A città. Wow, ragazzi. Chissà se il nonno giocava a calcio da queste parti. Magari si fermava qui a comprare da mangiare tornando all'allenamento. Sembri così felice, Mark. In questo posto c'è una bellissima atmosfera, però. È molto rilassante, direi. Mi ricordo un po' le sensazioni che provavo guardando il tramonto della torre di Nazuma. Ora capisco perché a tuo nonno piaceva tanto andare lì. Forza, andiamo alla Foxshore. È la scuola dove andava mio nonno quando viveva qui. Va bene, Mark, però non chiediamo a qualcuno. Perché non chiediamo a qualcuno la strada per la Foxshore? Chiediamo indicazioni per la Foxshore. Ok. I bagni termali sono chiusi. Benvenuti a Fukuoka.
Ho litigato con mia madre e questo non tornerà più a casa, morirai da solo allora. Oi! Non capita spesso di vedere una limousine da queste parti, di chi potrà mai essere? Oh! Andiamo a vedere allora. Quindi? Ehi, siete davvero voi? Siete la Raymond Junior High? Raymond? Sapete chi siamo? Ma certo, sappiamo tutto su di voi. Oh, che sbagliato, noi siamo del club di calcio della Foxshore. Il nostro preside ci ha detto molte cose su di voi. Io sono Jonathan Luckyman, il capitano della squadra, lieto di incontrarvi. Il piacere è tutto mio, io sono Mark Evans, capitano della squadra di calcio della Raymond Junior High. Cosa c'è? Stiamo giocando a rimpiattino? Perché scappi? Io... Non preoccuparti per lui, non è molto disinvolto con le persone. Mi scuso per il suo comportamento, è solo che è un tuo grande fan, Mark. Quando ha sentito che vi avremmo incontrati oggi, ha voluto venire con noi a tutti i costi. Un mio grande fan? Sono senza parole. Piacere di conoscerti. Si chiama Darren Lachance. Vieni qui, Darren. Forza, Darren, datti un contegno. Scusate, ragazzi, è fatto così. Ora potrei farvi un piccolo tour guidato della Foxshore. Ma perché prima non fate un giro per Fukuoka? La Foxshore è nella parte sud della città. Fatevi un comodo, ci sono molte cose da vedere a Fukuoka. Va bene. Soprattutto c'è una cosa importante che voglio vedere, ovvero il negozio delle tecniche. Cioè, voi pensate una cosa, pensate. Nel primo Inazuma Eleven, gli appunti del trampolino Inazuma erano strappati e abbiamo fatto una fatica immane per trovarli. Qui invece lo vendono. Non potevamo venirci prima. Beh, allora andiamo alla Foxshore. Non perdiamo tempo. Suggestivo. Qui è sempre tramonto. Non fatevi ingannare. Qui, basta! Wow, quel tiro era come una cannonata! Accidenti, provaci ancora, la parerò stavolta! Wow, si stanno impegnando anima e corpo nell'allenamento! Ehi, guardate laggiù! Ah, è la squadra della Raymond Junior High! Wow, sono davvero loro! Darren ci corre incontro, ma è spaventato. Wow, sono proprio come in televisione, fantastici! Che emozione, sono i miei eroi! Sono meglio dal vivo, non che la cosa mi tocchi particolarmente. Uno che si chiama Fake. Cosa? Wow, siete delle vere celebrità! Siete più che delle celebrità, siete degli eroi, siete i nostri eroi! Eroi, noi? Certamente, Darren non è l'unico a essere un vostro fan, tutti noi vi ammiriamo. Siamo solo un piccolo club di calcio di Fukuoka, non speravamo nemmeno di entrarci a Football Frontier. Anche voi tempo fa eravate nella nostra stessa barca, ma a vedervi vincere ci ha dato la carica. Wow! Grazie a voi siamo tutti decisi a entrare nel Football Frontier l'anno prossimo. Per questo ci alleniamo così duramente. Fa piacere sentirla dire, vero Mark? Certo che sì, sembra che anche voi abbiate lo spirito della Raymond. Sapete dove possiamo trovare il vostro preside? Ci sono delle cose di cui vorremmo parlare con lui. Ah, giusto. Beh, il problema è... Il preside ha un ospite e ha chiesto di non essere disturbato. Un ospite? Mi chiedo se sia proprietario della limousine che abbiamo visto prima. Mi dispiace, ma credo che dovrete aspettare. Ehi, dato che dovreste comunque aspettare girandovi i pollici, perché non facciamo una partita a calcio? Una partita di calcio? Contro Mark Evans? Che bella idea, saremmo onorati di affrontare i campioni del Football Frontier. Per me va bene. Cosa ne pensa, allenatrice? Beh, immagino non ci sia nulla di male se giocate mentre aspettate il preside. Evviva, allora iniziamo! Ditemi quando siete pronti. Giocare contro Mark Evans? Qualcuno mi dia un pizzicotto? Ehi, datti una mossa, Darren! Dobbiamo prepararci! Già, forza, Darren! Vuoi mostrare a Mark quella cosa lì, vero? Cos'è quella cosa lì? Oh, solo una tecnica di parata che ho imparato, ma sarei troppo nervoso per eseguirla davanti a Mark Evans. Wow, anche tu sei un portiere, Darren! Un portiere?
Sembra fragilino, un soffio di vento se lo potrebbe portare via. Non oso immaginarmelo durante un calcio di rigore. Non sottovalutare Darren, conosce la mano di luce, sai? La mano di luce? Come fate a impararla? Ha guardato la mano di luce di Mark in televisione centinaia di volte e si è allenato fino allo stremo. Wow, imparare le tecniche semplicemente guardando, ci vuole il talento. Vero, non è che Mark abbia padroneggiato la mano di luce da un giorno all'altro. Darren, mi faresti vedere le tue mani? Va bene. Proprio come immaginavo. Porta i segni del duro allenamento. Ci hai messo tanto impegno e passione quanto me. Oh, ecco, io non saprei. Impegnati e vedrai i risultati. Non vedo l'ora di giocare contro di te. Anch'io. Se mi guardi ce la metterò tutta. Bene. Parla con Lacrime per sfidare la Fox Shore. Va bene, sfidiamo la Fox Shore allora. Deve esserci qualche appunto segreto. Qualche baule nascosto qui alla Fox Shore. Allora siamo pronti. Siete pronti a giocare? Va bene, iniziamo. Sarà una bella partita. E siamo pronti noi. Siamo pronti a tutti i costi. Fox Shore. Fox Shore. Ma. Forza squadra! Mostriamo alla Raimon i frutti del nostro duro lavoro. Certo, capitano! Ascoltatemi tutti, facciamo vedere a questi ragazzi di che pasta è fatta la Raimon. Ma è un amichevole, eh. Fox Shore. Oh, ho capito. E in attacco? No, c'è qualcosa che non mi riporta. Molto meglio! Molto meglio. Questo è uno schema che mi piace. Avanzo un attimo con Nathan, come sempre. Diciamo che è la mia strategia, però devo allenarlo. Devo allenarlo con fisico. Con grinta. No, grinta. Sì, anche con la grinta. Insomma, tutte e due, sia fisico che grinta ci vuole per Nathan. Dato che è un centrocampista che deve avanzare. Oh, dalla distanza, dalla distanza. È un po' lontano, eh. Ci proviamo con tormenta glaciale, evoluzione 1. Aia. Oh, bella zio. La blocca? L'ha bloccata, accidenti. Ah. Ragazzi, hanno delle mosse formidabili questi, eh. Ah però, vabbè, era forte, dai, il contrasto è un po' duro. Blocca questo, blocca ora Darren. Vabbè, ha la mano di luce, ma non ce la fa. Proviamo, mettiamolo alla prova. Bella questa. Eccolo, gol! E il primo va a segno! Rete! Gol! Ben fatto, Raimon! Ottimo, ottimo. Molto bene, molto bene. Richman. Ah, sbagliato il passaggio. Colpa mia. No, tu ve la lascio, non ti preoccupare. No, 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 grande. Tuono del vulcano. Aia. Sono forti nei contrasti questi, eh. Hanno grinta e fisico da vendere. Mano di luce. Wow! Non so. Meno male, meno male. Sono forti, eh. Illusione ottica, sì.
Stavolta non te la faccio passare liscia. Scatto repentino. Stavolta bastava questo, sì. Accidenti! C'è quel tizio lì che blocca il tiro, mo. Non l'ha bloccato! Goddohando! È parata! Darren! Ma ci picchia Darren? Me no, tu per qua, bene. Sono un attimo sbagliato. Dai, bloccatelo! Su, placcatelo! Che okay, rugby! Su 7! Crep su 7 e niente. Bella questa. Mi piace un sacco, mi piace. Oh, beh, fine primo tempo. Insomma, ci sta, dai. Ci sta all'1-0. Shawn è un po' pallido. Se non ti senti bene, basta dirlo. Non devi giocare per forza. Grazie, Mark. Wow. Sei proprio inutile senza di me. Ehi, va tutto bene? Tutto bene. Non preoccuparti per me. Ok. Ok, forza. Vi mostrerò di cosa è capace Shawn Frost. Ci picchia. Va bene che già lo tenevo in in incazzatura mod, però. Però vabbè. Vai con tuo del vulcano. Ora siamo più arrabbiati che mai. Eccolo qua. Imbestialito mode. Però niente. Il calcio stellare è una tecnica molto forte. Però ragazzi, bisogna riuscire a trovare un modo per contrastarla, eh. Niente, anche ventaglio gigante. Più che altro il giocatore, non è la tecnica in sé. Fallo, è la seconda volta che fate fallo. Basta, eh. Ma basta, Lani. È un muro di roccia. Ai ai ai. Le tecniche che usavamo nel primo sono diventate di dominio pubblico oramai. Tutte le partite che ci guardano in televisione, ovvio che dopo la gente copia. Fallo, 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 fallo. Niente. A posto, così anche lui ha finito i punti di tecnica. Un'altra seccatura in meno. Wow. Ah, ma stanno in furore. Mo ti voglio vedere però. Dai. Mo fra un po' anch'io attivo il furore, va, verso 20. Oh, grande, si è potenziata la tecnica. Cioè, Shawn ti ha fatto uno scatto della proprio... assurdo. Volo della farfalla 56? A e B, non è T. Ah. Mi sembrava che fosse T. Sbagliato a legge. Ok. Eh beh, prova un po' a fermare un tiro che fa 56 punti tecnica. Togli, dai. È molto potente. Invece nel terzo fa schifo. In una Zoom Eleven 3 volo della farfalla è... E va bene. Ci picchia sti passaggi repentini. Oh, rubate palla. E scivoletta. Ok, dai, ma non è fa... Ma stavo sulle gambe, sulla palla, che... Non sulle gambe, sulla palla.
Se faccio blocco, vedi sulla palla, si è cascato, si è buttato, Io fischierei fallo perché si è buttato, arbitro, mo non so lei, faccia lei. Usano tecniche ad alto consumo di punti tecnica. Ma così? Vabbè. Amico mio, ci sono tre giocatori prima di te, Vai, rimandagliela con gli interessi. Vai, facciamo anche il terzo. Ah, però non ho contato che aveva ancora una mano di luce. Forse lo para. Kodohando Buru. Perché è blu, bru. Parata. Ad ogni modo, 2-0 e portiamo a casa la vittoria. Ah, non mettermi in difficoltà. Ne riuscirei a superare la mia difesa tanto facilmente. E invece sì, perché ho fatto 2 gol. Vai. Ce l'abbiamo fatta, che vittoria. Beh, abbiamo perso. Ma non succederà più. Ma quello fa il portiere, come faceva a giocare? Boh. L'hanno messo nel centrocampista? Che bella partita, ragazzi, siete stati fortissimi. Quindi ecco come gioca la Raymond Junior High. Siete anche meglio di quanto pensassi. Grazie per la partita. Abbiamo tutti imparato molto giocando contro di voi. È stato veramente divertente. Grazie. Niente come giocare contro un'altra squadra che ama il calcio quanto voi, quanto noi. Clap, clap, clap. Che splendida partita, dall'inizio alla fine. Veramente interessante. Signor Preside, mi dispiace avervi fatto aspettare. Mi chiamo Balding. O Balding? Mi chiamo Balding. E sono il presidente della Foxshore Junior High. Era l'amico del nonno. Piacere di conoscere, sono Mark Evans. Oh, non c'è bisogno di presentazioni, giovanotto. Quegli occhi, quel viso. Sei la copia esatta di tuo nonno. Ah, quindi questo sarebbe il nipote di David Evans, il leggendario portiere. Oh. Ah, signor Schiller, mi scusi, non l'avevo vista. Schiller. Dove ho già sentito quel nome? Lei conosceva mio nonno? Me lo domando, giovanotto, ma sai almeno con chi stai parlando? Su via, signor Balding, dobbiamo scusare la curiosità naturale dei ragazzi. Ho già visto quest'uomo da qualche parte, ne sono sicura. Ma guarda un po' se questa non è la giovane Victoria. Ne è passato di tempo, Non avrei mai pensato di incontrarti in un posto del genere. Cosa ci fai qui? Oh, certo, mi ricordo di lei. Lei è quel riccone che veniva a tutte le feste per gente piena di soldi. Brava. Ragazzina, la sua impertinenza. Non hai mai avuto peli sulla lingua, Victoria. Bambini, questo è il signor Astram B. Schiller. Ed è così che vi rivolgerete a lui. Senza dubbio lo conoscete come presidente e direttore generale del gruppo Schiller. Il gruppo Schiller? Sono sicuro di averlo visto da qualche parte prima d'ora. Anche tu l'hai già incontrato, Jude? Sì, penso che fosse una festa a cui sono andato con mio padre. Non sembra pericoloso, ma ho la sensazione che c'è lì qualcosa dietro le apparenze. Ah, Jude, anche tu sei qui. Come sta tuo padre? Sta bene, grazie. Che poi, in LBX, si viene a sapere come è morto il padre naturale di Jude. In realtà no, in realtà voleva essere una battuta, ma non l'ho saputa portare a termine. In realtà, in LBX c'è uno identico spiccicato a Jude. La prima volta che vidi la scena era in giapponese, quindi non so se effettivamente il personaggio era il padre di Jude. Perché comunque sia hanno fatto un crossover LBX e Inazuma Eleven, quindi potrebbe essere che in LBX ci sia il padre naturale di Jude, ma non ne sono sicuro. Potrebbe essere. Il signor Schiller era un gran benefattore, sapete? Gestisce la Sunshine Academy, un'istituzione che è orgogliosa di aiutare bambini. La Sunshine Academy?
In più, nonostante sia un uomo molto impegnato, dedica parte del suo tempo a visitare le scuole, come oggi. Ha anche fatto un'importante donazione al nostro istituto per garantire agli allievi la migliore educazione possibile. Su via, signor Bolding, è il minimo che possa fare. Schiller, Schiller... Ah, ci sono! Ora ricordo dove avevo già sentito. È il cognome della donatrice. Schiller non è un cognome molto comune, non sarete per il caso parenti. Certo che no. È la prima volta che vi incontrate, giusto? Sì. Al donatrice, sta suonando freddo, è tutto a posto? Sto bene. Allora, Mark, vogliamo chiedergli del quaderno segreto o cosa? Ah, già! Signori, noi ci troviamo qui perché vorremmo dare un'occhiata al quaderno segreto di mio nonno. Sembra che vi siano descritte delle tecniche che ci dovrebbero abbattere l'Alius Academy. Un quaderno segreto? È la prima volta che sento parlare di qualcosa del genere. E sarebbe qui a Fukuoka? Sì, sono passati più di 40 anni da quando David mi ha affidato il quaderno. E in tutto questo tempo non l'ho mai mostrato a nessuno. Sembra interessante. Sa, anch'io sono un appassionato di calcio. Ti dispiacerebbe se dessi un'occhiata a quel quaderno? Sono desolato, ma temo di non poterlo permettere neppure a lei, signor Schiller. Ho promesso a David di non mostrarlo a nessuno, capisce? Sta rifiutando la mia personale richiesta, signor Bolding? Mi dispiace. David non mi perdonerebbe mai se non mantenessi la mia promessa. Non posso andare contro la sua volontà, nemmeno dopo tutto questo tempo. Beh, allora come non detto. Deve rispettare i desideri del suo amico, dopo tutto. In ogni caso, ora devo andare. Molto strano, eh? Ah, eccoli che era la limousine. Wiles, quei ragazzi fanno parte della stessa Raymond che ha sconfitto sia la Gemini Storm che l'Epsilon? Non mi sembrano così minacciosi, devo dire. Tra parentesi, Wiles, sai cosa devi fare, vero? Sì, signore. Ordinerò alla Genesis di impadronirsi di quel quaderno a qualunque costo. Eccellente. E per quanto riguarda la Foxshore? Beh, il nostro rapporto parlava di un giocatore eccezionale che frequentava questa scuola. Ma non c'è nulla di lontanamente speciale in nessuno di questi ragazzi. Temo che sia stato un viaggio inutile. Mi scuso, signore. Le posso assicurare che ci siamo già occupati dell'incompetente responsabile del rapporto. Eccellente. Ma questo viaggio potrebbe comunque rivelarsi inaspettatamente fruttuoso, Wiles. Se riuscissimo a impadronirci del quaderno segreto di David Evans, la Genesis diventerebbe invincibile. Oh, e un'ultima cosa. Liberiamoci della Raymond Eleven finché siamo qui. Che ne dici? Stanno iniziando a darmi sui nervi. Certo, signore. Mi assicurerò che i suoi ordini siano eseguiti alla lettera. Accidenti, accidenti, ragazzi. Allora, signore, ci dirà dove si trova il quaderno segreto di mio nonno? Non vedo l'ora di scoprire che tecniche contiene. Oh, oh. Sei tanto impaziente quanto tuo nonno, vedo. Non c'è fretta, non credi? Magari vorresti sapere qualcosa dei vecchi tempi. Ti potrei portare dove David giocava a calcio di solito, ad esempio. Dove giocava il nonno? Wow, sarebbe meraviglioso! Oh, d'accordo, allora, andiamoci. Preside, magari un membro del club di calcio potrebbe accompagnarla? Darren? Posso andare io? Per favore, voglio andare con Mark, per favore! Va bene, d'accordo, non c'è bisogno di urlare. Ah, certo, andiamo, Darren! Eccomi, non sarò di intralcio, lo prometto. Vai con Darren. Mark è proprio il suo idolo, non è vero? Tuo nonno giocava in un vecchio parco nel cuore della città. Possiamo partire non appena siete pronti. Vai al vecchio parco. Bene, Cuj, la prima parte di questo capitolo termina qui. Io intanto vado ad allenarmi al centro sportivo di Naniwa, così diventerò ancora più potente. E poi potremo affrontare la Genesis. Tanto perderemo, Nathan si farà male, ops. E poi potremo andare finalmente ad Okinawa. Tutto questo nel prossimo episodio. Io come sempre vi ringrazio. In descrizione link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.